campionati fermi, quindi, però oggi la BBC la fa da padrona anche su un altro aspetto, ovvero era atteso con molta ansia, è uscito il report, il Price of Football 2016, ovvero è uno studio che la BBC fa ogni anno su tutto il calcio britannico, compresa l'Irlanda. Vengono analizzati, pensa un po' Giovanni, 223 squadre di club in tutto il Regno Unito. Si analizzano il costo dei biglietti, abbonamenti, i biglietti dal più caro al più economico, e addirittura il prezzo delle maglie, e addirittura il prezzo del pie e del tè, cioè di quello che viene venduto. Dice quanto costa un tifoso andare allo stadio, ed è molto bello. Grazie fra l'altro a questa ricerca negli anni sono riusciti anche a calmierare un po' i prezzi. Per esempio, uno dei successi di questo report è stato quello che la Premier League da quest'anno ha introdotto il tetto massimo per il biglietto nel settore ospiti, che non deve superare le 30 sterline. Cosa ha prodotto questa cosa qui? Ha prodotto, pensa un po', che è più costoso vedere una partita di Championship in trasferta rispetto a una di Premier League. Why? Perché la Premier ha messo il tetto a 30 sterline, gli altri no, quindi in media è più costoso vedere in trasferta la Championship della Premier League. Voi potete trovare tutto il resoconto sulla pagina Facebook di Anglocalcio. Abbiamo oggi pubblicato la traduzione quasi integrale, perché tutto poi è diviso anche per campionato. Lo sto facendo piano piano per uso personale, poi lo condividerò con voi, però potete trovare il grosso già sulla pagina Facebook di Anglocalcio. Qualche valutazione riscontrata: il costo medio del biglietto più popolare per una partita di Premier League è diminuito rispetto all'anno scorso del 6%, è passato da 30,95 a 29,05. Grazie al tetto massimo di 30 sterline, l'abbiamo detto, la media di un biglietto nel settore ospiti è sceso del 37%, ovvero da 46,44 a 29,44. Questo fa sì che un biglietto nel settore ospiti in Championship sia più costoso, la media è 31,57. Si parla anche di Scozia, così fa contenti tanti nostri appassionati che ci chiedono sempre di parlarne un po'. Nella Premier League scozzese il biglietto più economico è aumentato in media dell'1%, ma è comunque sempre più economico della Championship, e di gran lunga, perché la Championship inglese la media del biglietto è 28,58, quella scozzese 22,11, la Premier League scozzese. Nell'offerta totale di biglietti di Premier League solo il 14% ha subito un aumento, mentre il 34% sono addirittura diminuiti, il restante 53% è rimasto inalterato. Solo tre club, Burnley, Middlesbrough e Leicester, hanno aumentato i loro prezzi minimi per le partite di campionato. Tra coloro che invece li hanno diminuiti ci sono il Liverpool, il Manchester City e l'altra neopromossa che è l'Hull City. A proposito di Liverpool e Hull City hanno in vendita un biglietto a 9 sterline, il prezzo più economico di tutta la Gran Bretagna. Io quanti siano questi biglietti a 9 sterline non lo so. Dove siano, è questo. Però ci sono. Ora, Liverpool nemmeno, perché non è nemmeno altissimo, no? Però ci sono. In Championship il costo medio dell'abbonamento più economico è di 322,83, il 5% in meno rispetto all'anno scorso, ed è più economico rispetto anche al 2013. Mi viene da ridere, no? Perché proprio in questi giorni ho guardato la rivista dei DVD del Liverpool, e forse il prezzo di 9 sterline è quello l'ultimo vicino alla balaustra della Coppa, no? Che quando segna il Liverpool tutti i relati gli vengono addosso, capito? A lui poverino paga, forse è lui che paga 9 sterline. Paga 9 sterline. Ci sono poi tanti altri dati, davvero io non ve li leggo tutti per motivi di tempo, ma li trovate, come ho detto prima, nella pagina Facebook di Anglocalcio. Soltanto qualche curiosità riguardo a quelli che non sono i costi dei biglietti, ma del contorno, merchandising e appunto il cibo, perché gli inglesi vanno allo stadio anche per merchandising, anche per mangiare. Qual è dove si spende meno per comprare le magliette? Allora, intanto diciamo che il 31% delle squadre professionistiche inglesi ha aumentato i prezzi delle magliette, soprattutto quelle da bambini. Che è una cosa che agli inglesi questo non va bene, perché te la metti un anno, poi non te la, a parte anche le maglie quell'altre, però quella proprio il bimbo se la mette un anno, poi non se la mette più. Per quella del Manchester United, il replica, che si conto che è il settore di
Il replica Junior Kit costa ben 50 sterline, quella per adulti appena 60. Bournemouth e Burnley sono le più economiche della Premier League e le vendono a 40 sterline. In Scozia la più costosa è la maglia del Celtic, venduta a 53, e la più economica dell'Inverness a 35. La più economica in assoluto di tutto il calcio inglese si trova in Galles. È la maglia del Newtown AFC, Premier gallese, venduta a 27 sterline. In campo femminile invece quella delle London Bees, Premier League 2, che si vende a 20 sterline. Per quanto riguarda il calcio femminile, il prezzo medio dei biglietti è fra i 5 e i 10 euro e sterline. Anche in Premier League, quindi per vedere Arsenal, Chelsea Ladies e quant'altro. Veniamo al cibo. Nei 6 anni di ricerca alla BBC, Pies, il British Pies, è aumentato del 17%, il tè del 13%. Il tasso di inflazione era al 15,65%, quindi nei 5 anni trascorsi, quindi è aumentato un po'. Forfar Athletic in Scottish League 2 chiede 1,20€ per un pie e 80 centesimi per una tazza di tè. È il prezzo più basso registrato da tutta la ricerca della BBC. Invece un British pie all'Olympic Stadium, quindi West Ham United, è il più costoso in assoluto. Ci vogliono 4 sterline e 10 centesimi. Seguono a distanza ravvicinata altri 7 club che vendono il pie a 4 sterline. La tazza di tè più costosa è quella del Liverpool, del Bristol City, del Fulham, dei Rangers, che la vendono a 2,50, e anche quella del Manchester United. Curioso il calcolo che ha fatto la BBC. Dice: con una tazza di tè a 2,50 al Manchester United, vendendone 35 milioni e 600 mila, si ripaga Pogba. Però vorrei sapere se ci fosse nella BBC un caressa inglese che andiamoci a bere un tè caldo. Chissà. E gli costa, Chiudo con il confronto con il resto d'Europa. Le maglie da gioco in giro per l'Europa, per esempio, sono molto più costose rispetto. No, i biglietti sono più costosi. Alla gamba, esatto. Perché, per esempio, il biglietto io non ve l'ho letta, ma visto che te. L'abbonamento al Porto, Portogallo, quindi, costa circa 100 euro. La stessa cifra che pagano gli inglesi per l'abbonamento al Sutton United in National League. Questo è quanto. Comunque, ritornando alle maglie, la regina dei prezzi è in Belgio, è lo Standard Liegi, che vende la sua maglia a 90 euro, oltre 77 sterline, mentre Bayern, Schalke, Ajax, Milan e Juventus la vendono a 89,95, vabbè, 90, 5 centesimi, esatto. L'abbonamento al Barcellona più costoso invece viene 450 euro, mentre il più economico 132 euro. Numeri che non sono neanche paragonabili rispetto a quelli della Premier. Invece il Paris Saint-Germain arriva addirittura a 3.000 euro per un abbonamento. E il più economico in assoluto, l'abbiamo detto prima, è quello del Porto, 100 sterline. Questo è questo report della BBC. Ripeto, trovate tutto sulla pagina Facebook di Anglocalcio, tutti i dettagli e quant'altro. A breve, non appena avrò finito la traduzione, anche proprio campionato per campionato, con altre curiosità.